e dunque bisogna seguire sempre alcune regole. Sentiamo quali. Viaggi estivi annullati in tanti casi, rimandati in altri. La crisi da coronavirus ha rivoluzionato anche le abitudini della stagione più calda degli italiani. La lenta ripresa e l'attenzione per i nuovi focolai sono al centro del dibattito di chi sta immaginando comunque di concedersi una vacanza lontano dalle città. La riapertura dei confini può agevolare, anche se nel bagaglio quest'anno si dovrà trovare spazio anche per mascherine e gel igienizzanti, oltre ai classici farmaci generici e a quello che è di solito contenuto in una cassetta del pronto soccorso, magari anche un termometro. Gli esperti, considerata l'eccezionalità del momento, consigliano un viaggio in macchina, soprattutto se le distanze non sono ampie. Anche per questa scelta, però, i consigli sono diversi: intanto di organizzare il viaggio in auto tra conviventi, così da non avere limiti sui posti da occupare, altrimenti se il viaggio è tra amici è obbligo indossare la mascherina, mantenere la distanza e sedersi nei sedili posteriori, lasciando libero quello centrale. Il conducente non dovrà avere accanto nessuno. Ciò significa che in una macchina da 5 potranno viaggiare soltanto 3 passeggeri. Per chi sceglie treno o in aereo bisogna fare attenzione alle regole come distanza, ricambio costante dell'aria, obbligo della mascherina. Mascherina obbligatoria per tutta la durata del viaggio anche in aereo, dove dovranno essere cambiate ogni 4 ore. È nuovamente possibile portare il trolley in cabina come bagagli a mano, rispettando le condizioni fissate dalla compagnia aerea. E il viaggio all'estero dal 15 giugno è possibile in tutti i paesi dell'area Schengen, mentre altre mete sono da verificare. Quello che non può assolutamente mancare prima di partire è un'assicurazione che includa una copertura Covid con assistenza medica illimitata, rimpatrio sanitario e rientro anticipato se necessario, perché viaggiare sì, ma soprattutto quest'anno occorre prestare qualche attenzione in più.